borsa in pelle di vitello di un brand made in Italy, 250 euro, è Pollini. E benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Fa molto figo salutarsi così, ci fa sentire, come dire, molto molto vicini. Oggi a Napoli è un'uggiosa giornata, fa anche un po' freddo e per me, che sotto i 20 gradi è Groenlandia, sto soffrendo davvero tanto a stare solo con la felpina, però qui c'è l'aria calda e fortunatamente mi coccolano. Sigla. Il bello delle borse originali è che puoi esibirle, compra sempre borse originali. E in questo caso andiamo a parlare di un brand che è un po' più famoso, che in tante, dai, quando la fai una borsa Pollini e l'hai recensita, hai fatto il test di utilizzo, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, ci sta sul tuo canale una borsa Pollini, mo se non la condividete in 8 miliardi di persone, la borsa Pollini, che ho trovato difficoltà a scegliere perché un po' qualcuno non mi piaceva il modello, quindi il modello che ho scelto è molto vicino a quelli che sono i miei gusti, peccato che come al solito non ho visto bene le dimensioni, quindi io ti leggerò le caratteristiche che ci sono indicate nel sito, tu vedrai come mi calza e quindi ti renderai conto, a seconda pure della corporatura e della mia fisicità, faccio da modello alla borsa, se può essere indicato più o meno per il tuo tipo di corporatura, se ti aspetti una borsa più grande o più piccola, quella che sia, perché purtroppo non su tutti i siti c'è la modella che calza e quindi delle volte veramente si fa fatica a trovare la dimensione giusta. È successo qualche giorno fa che su Messenger, sulla mia pagina Facebook, mi hanno contattata per chiedermi le dimensioni della borsa di Borbonese, che ti dico che se non hai visto il video mi raccomando vallo a guardare subito o appena è finito questo, ovviamente, perché altrimenti poi ti confondi. Dicevo, mi hanno chiesto le dimensioni della borsa Borbonese. Allora, partendo dal concetto che io non sempre ricordo tutto, cioè cerco di essere più responsiva possibile nel minor tempo possibile e tutto il resto, anche se, come sai, non mi pagano per fare le recensioni, le borse le compro io, è tutto a mie spese, i video, tutto il mondo è sulle mie spalle, quindi lo faccio per la contraffazione, per combattere e parlare di contraffazione e sensibilizzare l'opinione pubblica all'acquisto di borse originali e quindi vendute attraverso il mercato legale e quindi sostenere gli artigiani, brand prevalentemente italiani e per compriamo un po' di tutto. In questo tutto era rientrato Borbonese e quindi sono andata a riprendere un attimo la mail che mi era arrivata, invio lo screenshot della mail, giustamente la persona dice no, ma non ci sono le dimensioni, c'era tutto l'articolo e tutto il resto. Delle volte posso sembrare antipatica, in realtà lo sono davvero anche quando rispondo, però no, io sono fatta così, non è che sono, cioè, come dire, è un modo pure mio di imbarazzo quando non sono completamente preparata, mettiamolo così. Vabbè, comunque vado a riprendere la borsa e la persona che pensava che la borsa fosse estremamente più grande, quella che avevo visto sul sito rispetto a quella che c'era, invece poi ha riscontrato che era la stessa borsa, quindi c'è un problema comune di dimensioni e questo è un problema che secondo me va affrontato anche dal punto di vista della moda, perché se sempre più persone comprano online, ora ci sarà la sfilza di gente che dice perché se tu vai in negozio sicuramente l'avresti provato e ti saresti resa conto che era piccola, era grande, che c'aveva questa cosa storta, eccetera eccetera. Mettiamo che ci stiamo evolvendo, che non camminiamo più sui cavalli e le carrozze ma ci sono le macchine, quindi ci sarà molta possibilità che l'e-commerce, l'online, sia molto utilizzato fra 10 anni, dove mia figlia avrà 20 anni e sicuramente è cresciuta su TikTok e tutto il resto e quindi ha un altro metodo di acquistare le cose, un altro concetto pure di proprio di acquisto. Detto questo, mega parentesi come le mie sempre a matriosca, è importante che la moda capisca che noi dobbiamo capire e che quindi i siti siano ancora più performanti dal punto di vista proprio della dimensione della borsa abbinata
destinata alle corporature. Fino adesso vedo vari progetti, varie cose, ma niente di tanto performante che dia l'idea del prodotto come calza a seconda di due o tre corporature, per dire, perché magari vicino su una secca la borsa arriva sulla coscia, a me che sono un po' più panciuta, cioè i fianchi più larghi, la borsa magari arriva più su. Tornando a parlare di Pollini, è una borsa che ho acquistato online, come ti ho detto, è un brand e in questo caso voglio raccontarti la storia per raccontarti dove ci troviamo, cosa facciamo, un fiorino, eccetera eccetera. Pollini è un brand che nasce in Romagna e si sviluppa nel... Pensavi mi ricordassi tutto? Assolutamente non lo so. Pollini nasce nel 1953. Ti premetto che le borse sono non l'accessorio di punta. In realtà Pollini nasce come calzaturiero, un po' come è successo con Baldinini, se ricordi. Quindi sono tutte aziende che dalle scarpe hanno aggiunto anche le borse. Quindi il core business non è proprio la borsa, ma è diventato successivamente. Pollini nel 2000 è stato acquisito poi dal gruppo che detiene anche Moschino, Alberta Ferretti, insomma tutti questi brand qua, una mini casa di moda, mini importante comunque, che detiene tutti questi marchi e quindi è stata acquisita, non è più della famiglia originaria. Ha avuto numerosi, come dire, epiloghi in questo senso. Ha creato dei modelli icona tipo Daytona, che è un nome che viene dato a parecchie collezioni, e c'è anche un famoso orologio che si chiama così, oltre che un albergo in zona qua. Vabbè, chi se ne frega, mettiamocelo vicino, non so perché faccio questi collegamenti dagli orologi preziosi agli alberghi a ore, del perché poi debba conoscere queste cose non lo so, però mi sto incartando solo io senza cercare di uscire, vabbè, comunque. Perché ai tempi miei c'erano ancora gli alberghi a ore, vabbè, però sono, ma adesso esistono ancora gli alberghi a ore? Ah sì, mi dicono dalla regia di sì, esistono ancora gli alberghi a ore, no, è parecchio che non li uso, insomma, da quando sono sposata non ho più queste esigenze di così. Però c'era anche il Parco della Rimembranza a Napoli, che è proprio per quelli là, io ho vissuto l'ultimo strascico di quella cosa, poi dopo c'è stato l'albergo. Però questa cosa, diciamo, un giorno, sì, già mi vedo che un giorno, se mai dovessi diventare famosa, qualcuno da qualche parte caccerà questo video e andrà a prendere immagini d'epoca del Parco della Rimembranza con un sottofondo drammatico e racconterà della mia storia di quando così. Ma fatto questo, diciamo, un attimo questa mega parentesi, torniamo a quanto riguarda Pollini. Pollini è poi col tempo diventato un centro nevralgico, anche un pochino come è stato con Baldinini, e ha incentrato molta pelletteria anche dal punto di vista delle borse, anche se andando sul sito i prodotti sono, diciamo, i modelli sono un po' più ristretti. La base prezzo comunque è medio alta, perché parliamo di prodotti che vanno dai 250 ai 400-500 euro, quindi è una base prezzo importante, ma d'altra parte c'è da tenere sempre presente che se vendono le scarpe ad un certo prezzo abbastanza alto, è normale che poi debbano vendere le borse un pochino di meno, ma comunque a dei punti prezzo alti. La borsa che ho acquistato l'ho acquistata in saldo e probabilmente è presente sul sito, ma dovete fare un po' di ricerca. Adesso andiamo a leggere insieme che cos'è. Al ritorno vedrete anche la borsa dal vivo, ovviamente. La borsa che ho comprato è una borsa a mano top handle bag, quindi con la tracolla classica, ispirata al mondo della selleria, realizzata in pelle di vitello bottalata con tagli impreziositi da zip e microborche in galvanica oro bianco. Dopo andiamo a guardare colore, te lo faccio vedere fra poco. Le dimensioni 23x29x12, composizione 100% vitello, vabbè, poi c'è il codice e tutte le informazioni per i resi, le spedizioni, i contatti, eccetera eccetera. Lette tutte le informazioni sul sito, andiamoci a guardare se le informazioni sono appunto coincidenti con quelle sul sito. Per le dimensioni ti ho detto che non dovrò crearmi dei riferimenti miei mentali, ed eccola qui. La borsa però è davvero davvero carinissima. Che cosa mi ha interessato? Selleria dal punto di vista della forma.
iconica è la borsa di Dior, quella fatta proprio a sella, non so se ce l'hai presente, ti metto una foto qui nel riquadro. In questo caso riprende questa forma a selleria che abbiamo ritrovato anche nella borsa di Chloé o in qualche altra borsa che adesso non mi viene velocemente in mente, però magari scrivimelo nei commenti se hai dei modelli che riprendono proprio la struttura a selleria. Cosa bellina è il manico tubolare, che è una particolarità, è tubolare perché all'interno ha un tubicino che viene fatto di corda o di plastica, magari in qualche altro video cerco di portarne l'interno così lo vedi. È una lavorazione molto particolare anche per la cucitura, perché devi sapere che deve essere perfetta dal punto di vista delle misure, come è qua sopra. Cioè, per farti capire, questo spazio qui deve essere uguale a questo spazio qui. Non è sempre così scontato, perché in passato questa cosa veniva fatta a mano, perché il manico viene montato, quindi viene preso il pezzo di pelle, viene lavorato, viene messo all'interno il tubo, in questo senso, aspetta che cerco di raddrizzarlo un pochino, poi viene cucito. E anche questa non è una cosa semplicissima, molto spesso si cuce con la scarpetta al contrario, ti devo far vedere anche che cos'è la scarpetta, hai ragione, come viene cucita al contrario, eccetera eccetera, e poi viene, noi in fabbrica diciamo rifilato, in pratica viene tagliato l'eccesso di pelle, poi viene pulito e tinto. Ora, nel fare questa operazione converrai con me che non è così semplice che le maniglie, i manici vengano perfettamente uguali, e quindi più il brand fa attenzione a certe cose, più ovviamente questa cosa è indice di un artigiano che ha qualità. Quindi io dico sempre che sono tanti piccoli punti che uno guarda nelle borse, e più ci si abitua a vedere che dietro una borsa c'è tanto lavoro, tanta capacità, tanto tempo, perché considera che si impiega tempo a far sì che le cose riescano bene, più le cose acquisiscono valore. C'è questo tiralampo esterno che ovviamente, insomma, per la struttura della borsa è fatta bene così. La lampo si tiene bene, sembrava un po' stortina, ma perché è stata chiusa nella scatola un bel po' di tempo. Sto guardando la tintura, vedi, c'ha tutti i quadranti, tutti i pezzi che fanno parte della borsa, che è strutturata in maniera fighissima. Questo è sovrapposto a questo, quindi immagina che viene lavorato questo, poi viene preparata tutta questa parte qui, poi viene messa sovrapposto, cioè, c'è un lavoro pazzesco, ok? Quindi i 250 euro pieni sono ben pagati. Io l'ho pagata 250 euro più 8 euro di spedizione, quindi ci stanno tutti dal mio punto di vista. Continuo a guardare, mi piacciono tantissimo questi piedini che poi sembrano borche e sono riportati anche lateralmente, molto figo. Andremo a vedere anche la tracollina. Ci diceva che gli accessori sono in oro chiaro, come puoi vedere, anche la scritta Pollini. Vado a guardare se la tasca è finta o effettivamente ci va qualcosa. Sì, è anche molto profonda, guarda dove arriva la mia mano, quindi è un'ottima tasca per tenere le cose. Andiamo ad aprire la borsa, c'è la tracolla, comincio a toccarla. Nel frattempo ti dicevo, sto guardando anche le rifiniture della borsa. C'è questa aggiunta che è fatta in maniera molto pulita, ed è giusto che ci sia, perché è difficile trovare, considera che le tracolle vengono fatte magari dalle rimanenze di pellame, quindi non sempre tu riesci a tagliare una tracolla, un pezzo di tracolla intero da tagliare. La tracolla però non gratta, non grattano neanche le maniglie che abbiamo già visto prima. Comincio a svuotare la borsa per fartela vedere all'interno, ed eccola qui. L'interno della borsa è fatta di questo tessuto scuro, ci sta, perché io avrei preferito chiaro, come sai preferisco sempre chiaro all'interno, soprattutto delle borse scure, però era meno elegante. La fodera è stampata e c'è scritto Pollini, non so se si riesce a vedere. Sul lato posteriore c'è la taschina, aspetta, voglio vedere se riesco a tirare fuori la... Ok, perfetto. Sul lato posteriore c'è la mascherina, si chiama questo, non so
come la chiamano in altre parti d'Italia, perché poi la pelletteria va a dialetti, quindi non è che esiste un vocabolario comune, ognuno si chiama, cioè noi chiamiamo manici quelle che si chiamano maniglie, noi chiamiamo travetti quelli che chiamano magliette a Firenze, quindi ognuno c'ha un dialetto suo anche nella pelletteria. Quindi per me questa è una mascherina dove c'è apportata una lampo, cucitura interna e esterna e tinta sia dentro che fuori, bordo tinto, bordo tinto, che non è una cosa così scontata, c'è una bella lavorazione alle spalle. All'interno c'è questo, che suppongo sia la manutenzione eccetera eccetera, scritta in 8.000. Nel ringraziarla per la sua scelta ci preghiamo di fornirle alcune informazioni. I materiali sono tutti di prima qualità e rifiniti a mano. Per la pulizia suggeriamo di usare solo prodotti specifici per la pelletteria. Per la pulizia degli accessori metallici le suggeriamo di usare solo prodotti specifici lucidanti per metalli, escluso argento. I materiali utilizzati possono subire l'azione degli agenti atmosferici. La concia è naturale, eventuali venature ovviamente sono dovute al fatto che la pelle non è tutta uguale, eccetera, eccetera. Quindi non è sintetica. Il colore è fantastico, sotto la luce c'è questo color vinaccia, bello, 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 è uno dei miei colori preferiti. Il timbro è a fuoco su questa targhetta con questi due punti che vengono fatti a macchina e rinforzati, molto molto carina nel dettaglio. Guardiamo dall'altro lato, c'è questo taschino con questa bordatura in pelle sul lato superiore, 1 e 2. Rimettiamo a posto, voti! Come ti ho detto nell'altro video, fammi sapere se preferisci che i voti, come in questo caso, sono alla fine con la pagellina eccetera eccetera, o vengono fatti durante la spiegazione come ho fatto nel video precedente. Quindi scrivimelo qui sotto, c'è questo sondaggio, dammi una mano a migliorare, miglioriamo il mondo, siamo tutti più migliori, è bellissimo, è un grande, diciamo, verrà ricordato nella storia come una lezione di grammatica per mia figlia, che più migliore non si dice a mamma, mi raccomando, e mamma non lo dirà mai più, si sta dando letto tutto sul culetto da sola. Detto questo, mi ero dimenticata però di mettere la tracolla e di farti vedere come rende, quindi faccio prima questo e dopo facciamo i voti. Ovviamente la parte da fotomodella molto figa non me la voglio perdere, ed ecco la borsa, sono sulle punte, non so se si vede. Vabbè, problema di quando la porti a mano, devi mantenere pure la tracolla, che la tracolla è lunga e devi fare attenzione a non inciampare. Voti! Sì, non so se hai mai visto il cartone animato, madonna mia! Creamy! Non mi ricordo se era Creamy quella che faceva così e si facevano i circhi. Lo sa anche io, so proprio io. Come faceva la canzone? No, aspetta, devo trovare la canzone di Creamy. Oh, era bellissima, io volevo essere Creamy. Vabbè, devo trovare la canzone di Creamy, vediamo se Siri mi assiste. Siri, la sigla di Creamy, cartone animato. Non so se ho capito bene. Siri è un po' come me, il mio telefono è arcaico e Siri è arcaico, quindi cerchiamo su Google Creamy cartone, l'incantevole Creamy. Pari pam pum, spesso lo sai, pari pam pum, combino guai, ma cose negai, coppia sarà, e il guaio presto sparirà. Questa era, diciamo, una ragazzina nella media, diciamo, pure anche non brutti, cioè una ragazzina nella media, poi diventava una stragnocca così, e quindi diciamo questo mi sentivo molto vicino a questo cartone animato io. Vabbè, torniamo alla realtà, che non sono mai diventata la parte gnocca io. Per le cuciture il mio voto è 5. Per la tintura il mio voto è 4 e mezzo. Per le rifiniture il mio voto è 4 e mezzo. Non ho trovato fili, ti ho fatto vedere che la borsa è molto molto figa dal punto di vista proprio di tutti quelli che sono i tratti complessi della struttura della borsa, quindi
tranne questa cosa dell'arrotolamento così come viene, per questo mi sento di dare 4,5. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 4,5. Per l'utilità vediamo, cioè vediamo cosa ci entra, perché come mi è successo per altre borse, poi a primo impatto sembravano molto più piccole di quelle che poi sarò io che poi riesco a mettere tipo Tetris, però per me è un 4. Per me la borsa è ultra promossa, poi ovviamente la userò, faremo il video sul testo di utilizzo. Se hai soprattutto altri brand da suggerirmi come Pollini, e mi raccomando, te l'ho detto prima ma te lo continuo a dire adesso, se non condividi questo video che mi hai costretto a comprare una borsa e a dirmi cosa ne pensi, prima devi condividere, secondo mi devi dire tu quale borsa di Pollini c'hai e terzo mi devi sopportare ancora, perché faremo altri video e altri video e altri video, e poi ci saranno delle novità nei prossimi mesi se non mi perdo in mezzo ai 1001 progetti. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.